Amici di Onda Libera TV, oggi siamo a San Vito sul Cesano, dove Ville Castella ha organizzato un evento in onore di tutte le donne e in particolare di Maria Maddalena. Con noi abbiamo le attrici, la musicista e l'attrice di uno spettacolo che qui si organizzerà, che si chiama proprio Maria Maddalena o della Salvezza. Ci potete parlare un pochettino di questo spettacolo che vedremo? Sì. Maria Maddalena o della Salvezza è tratto dal libro di Marguerite Yourcenar che si intitola Fuochi, dove la Yourcenar fa parlare in prima persona Maria Maddalena in un monologo molto particolare, perché è come se la estrapolasse dal suo contesto storico, ma allo stesso tempo rimane nella sua epoca, quindi a 2000 circa anni fa. E noi interpreteremo questo monologo attraverso la lettura drammatizzata e le musiche suonate da Barbara, che utilizzerà non solo il suo strumento principe che è il flauto, ma anche altri piccoli strumenti di percussioni, no? Cosa userai, Barbara? Piccole cose tipo delle castagne d'acqua, un piccolo gong fatto con una pentola d'acciaio fondamentalmente e la voce. Quindi tutto fatto. Canto, voce, narrazione e sperando di riuscire a trasmettere, a suggestionare il pubblico e trasportarlo in una dimensione senza tempo. Sì, esatto. Una donna che è molto attuale, al di là dell'iconografia a cui siamo abituati, quindi da ciò che ci arriva dalla religione, è comunque una donna che può essere attualissima. E ai giorni nostri, quindi speriamo di suggestionare il pubblico sia per quanto riguarda l'aspetto storico e forse un po' meno religioso e anche dal punto di vista di quello che può essere la donna, le sue battaglie interiori, la sua vita, le sue scelte, certo la difficoltà di anche a volte, non solo oltre alla bellezza, la difficoltà di essere donna. Ho fatto bene a lasciarmi sbattere dalla grande onda divina, non rimpiango di essere stata rimodellata dalle mani del Signore. Egli non mi ha salvata né dalla morte, né dai mali, né dal delitto, poiché è grazie ad essi che ci si mette in salvo. Mi ha salvata dalla felicità. L'amma! La mamá.